Carissima rascolto di Telepace, ben trovati. Quest'oggi siamo in un posto particolare come vedete al bagno di Riva Trigoso dove incontriamo i responsabili membri di un'associazione, l'associazione Shanti Sahara che, si, che accoglie dei bambini come vedete qua, i bambini che vengono dall'Africa e vengono per farsi curare ma lasciate che lo faccio dire proprio a loro e qui abbiamo la signora... Marina Dotti, che, alla quale diamo benvenuta, ben trovata. Ecco, ci parli subito di questa associazione, di che cosa si occupa quando è nata, ecco, di che cosa si tratta? Allora, Shanti Sahara si occupa di dare sostegno al popolo sarawi. Il popolo sarawi è un popolo che adesso vive nei campi profughi in Algeria, è stato espulso dalle loro terre, il Sahara occidentale, già ormai da più di 30 anni e vivono nei campi profughi. Noi cerchiamo di sostenere loro durante tutto l'anno e, in particolare, accogliamo nei mesi estivi in Italia 10 bambini disabili sarawi. Questi bimbi arrivano a luglio, arrivano a Milano, stanno un mese a Milano, iniziano le cure mediche vengono ricoverati a San Raffaele, fanno tutti gli esami che devono fare, si fanno, cerchiamo di trovare loro una diagnosi e la terapia più adeguata. E poi, invece, ad agosto vengono eh, a Lavagna. Adesso siamo quest'anno, passano tutto il mese di agosto a Lavagna e monitoriamo la terapia. Quindi, vediamo se la terapia che gli è stata data va bene, se è adeguata. Se no, la modifichiamo. Dopodiché tornano nei campi a fine agosto con le valigie piene di medicinali, vestiti e tutto quello che gli può servire. Durante l'anno invece andiamo nel deserto e portiamo loro beni di prima necessità. Una opera che comunque si va avanti grazie anche a tanti altri collaboratori, tra cui anche stasera siete qui in collaborazione con altre associazioni. Esatto, noi siamo una onlus, quindi non riceviamo fondi da nessuno, ci autofinanziamo e viviamo della generosità e della disponibilità di tutti gli altri. Fortunatamente quest'anno abbiamo trovato, come il Bagnun, tantissime associazioni disposte ad aiutarci, disposte a darci dei fondi oppure a proporci attività per i nostri bambini e quindi questo ci ha reso molto felici perché non ci aspettavamo di trovare tutto questo aiuto che invece abbiamo trovato a Lavagna e nei dintorni. Ecco, in che cosa consistono proprio gli aiuti che chiedete, di cui avete bisogno? In che modo vi possono aiutare anche per chi magari è la prima volta che vede questa esperienza? Ovviamente ci possono essere sia aiuti economici, perché comunque servono molti soldi per comprare le medicine, per fare venire i bambini qui in Italia, per tenerli qui due mesi. Aiuti di genere alimentari, ci hanno dato in tanti, sono, ci hanno dato aiuto in questo senso. Noi, ovviamente, dobbiamo preparare tutti i pasti, pranzo e cena per i bambini, quindi ci serve moltissimo cibo. Aiuti di tipo il vestiario, quindi perché i bambini arrivano qua senza assolutamente nulla e tornano nel deserto invece con le valigie piene di vestiti per loro, per i genitori, per i fratelli. Quindi ci ci servono i vestiti, le scarpe, piuttosto che prodotti per l'igiene, perché stanno qui due mesi, si devono lavare e dobbiamo curare anche l'igiene personale. Quindi qualsiasi poi aiuto a noi serve sempre. Suppongo che è un'attività è un che non si conclude solo quando sono qui. Naturalmente quando tornano ci sarà forse anche sempre bisogno, non so. Esatto. Noi comunque andiamo durante i mesi invernali nel deserto, andiamo a vedere se i bambini che sono stati qui di estate continuano le terapie, come stanno, li andiamo a trovare, gli portiamo le terapie che gli servono perché comunque non possiamo dargli in valigia per troppi mesi le terapie, quindi li portiamo quelle che mancano e portiamo anche alle loro famiglie tutti i beni di prima necessità. Quindi avete bisogno anche dei medicinali? Di medicinali, infatti abbiamo bisogno sia di medicinali generici, quindi antinfiammatori, antipiretici, qualsiasi genere di farmaco e poi nello specifico portiamo giù tanti ad esempio antiepilettici, molti dei nostri bambini soffrono di epilessia ed è un genere di farmaco che ci serve moltissimo. Mi piace sempre concludere anche con una domanda personale, ecco e sul, nella tua persona cosa ti restituisce questa, questa esperienza? Beh, loro ci danno veramente tanto, noi passiamo le nostre ferie con questi bambini, quindi vuol dire che ci danno veramente tantissimo, ci riempiono il cuore e infatti poi separarci da loro è sempre poi un momento tristissimo perché vedere su di loro sorrisi, gioie, emozioni, vederli che stanno meglio, quindi magari arrivano e hanno attacchi epilettici ogni due giorni, invece quando li salutiamo hanno attacchi epilettici ogni dieci giorni, ogni mese oppure non li hanno più, quindi vederli... Che stanno meglio è sempre un'emozione e un piacere enorme che ci gratifica per tutto il lavoro che facciamo. Si dà e si riceve anche molto. Ecco, ora vediamo un po' alcuni dei bambini che sono qui, alcuni degli ospiti, almeno per il loro nome. Tu come ti chiami? chiami? Maila. E lui? DaLa. E, e lei? Wafa Guaffa. Sei. Aia, aia e poi andiamo ci sono altri dall'altra parte, ecco il tuo nome? Al -Geddu. Al -Geddu. <ride> e lei? Adila! Ecco, vedo che sono, stanno, stanno bene ed è molto importante. Invece qui accanto a me c'è uno dei c'è uno dei, eh, dei volontari, giusto? Il tuo nome? Luca. Ecco, Luca, tu fai questo servizio da quanto tempo? Dal 2013, ormai sono, è il quarto anno che sono, mi sono dedicato al progetto, almeno il mese di agosto, un po' del mese di luglio e tutto il mese di agosto. Anche per te un po' di tempo, il tuo tempo libero, cerchi di passarlo? con Assolutamente sì, quando si stacca dal lavoro piuttosto che le ferie, e il tempo che non, insomma, non viene occupato in lavoro poi si passa con loro, almeno ad agosto. In concreto cosa, cosa fai? Ma noi facciamo tutto per loro, cuciniamo per loro, li laviamo, li teniamo puliti, li vestiamo, dormiamo con loro, ce li portiamo a, a, al bagno quando ce n'è bisogno, li cambiamo i pannolini, facciamo tutto, noi viviamo il mese di agosto in completa sintonia con loro e soprattutto per loro. Ecco, per un po' di tempo sono veramente i vostri fratelli, mi veniva da dire quasi come i vostri figli perché sono piccoli, ma comunque come i vostri fratelli. Assolutamente sì, eh, penso sia il paragone più, più adatto, loro sono i nostri fratellini nei, nei mesi che vengono su, figli magari no perché alcuni di loro sono anche grandicelli, però i nostri fratellini assolutamente, almeno noi li consideriamo così. Anche per te questa esperienza credo che veramente certamente ti chiede il tuo tempo, ti chiede un po' di energie e tutto, ma sicuramente ti restituisce anche tanto. Assolutamente, tutti, tutti quelli che mi chiedono perché, perché dedico il mio tempo libero a loro, io rispondo sempre che io a fine mese di agosto sono assolutamente stanchissimo, però sono anche la persona più felice del mondo, quindi è per quello che poi il mese di agosto io decido di passarlo con loro. Grazie, grazie davvero di questa testimonianza che è molto importante. In questo mondo in cui si fa fatica ad incontrarsi, voi fate vedere che è possibile, non solo possibile, ma che è bello veramente. Molto bello, sì, sì, è una cosa delle più gratificanti che io faccia in tutta la mia vita. Ed eh, è per questo poi che, che lo facciamo, ecco, per, per dare una mano a loro e, e dare una mano a loro ci fa sentire gratificati assolutamente. Grazie. Ecco c'è anche un altro operatore, un altro volontario in questa associazione che è Andrea. Cosa, cosa fai? Eh faccio quello che fanno tutti, ovvero organizziamo l'accoglienza durante tutto l'anno fino a che arrivano i bambini. Ovviamente se riusciamo a luglio diamo anche una mano all'accoglienza di Milano, ovviamente, perché il primo mese lo passano a fare appunto i progetti sanitari al San Raffaele, quindi se riusciamo saliamo nei weekend e poi organizziamo la struttura e tutto quanto perché arrivano i bambini ad agosto e viviamo 24 ore su 24 con loro. Ci occupiamo dei loro bisogni primari fisiologici e di farli divertire, di farli comunque il proseguimento, qua in Liguria proseguono le terapie, ma alla fine li portiamo anche a rilassarsi, a un po' divertirsi, li portiamo più al mare, abbiamo più tempo anche per farli svagare. E quindi ci occupiamo di, di fare la nostra diciamo, accoglienza come se fosse una famiglia normale alla fine. La vita quasi quotidiana di tutti i giorni di qualsiasi famiglia è la nostra in struttura. Una famiglia normale, ma nello stesso tempo veramente con dei coroli diversi. E questa esperienza come ti è nata personalmente? Beh, ho scoperto appunto questa, questa associazione perché, comunque, siamo tutti un gruppo di amici, innanzitutto noi volontari che abbiamo organizzato l'accoglienza qua in Liguria. Ci conosciamo quasi tutti da più o meno 10-17 anni. E attraverso una volontaria che prima lo faceva nella, a Grotta Mare, lei ha voluto organizzare qui a Chiaveri nel 2012 e io ho scoperto allora. Shanti Sahra che allora aveva un altro nome ovvero Rio de Oro e da lì mi sono subito innamorato di, dei bambini, dei loro occhi, dei loro bisogni e, e mi piace la cosa quindi io mi sono subito buttato a capofitto e non mi, non mi sono più staccato diciamo da questa accoglienza Ho cominciato a, siamo diventati appunto anche gli organizzatori molti noi volontari Qual è la cosa più bella proprio? Si vede che è un'esperienza che ti avorge, ti prende, però è una cosa importante per chi ci sta ascoltando, magari ha paura di aprirsi, di donarsi. Eh, la cosa importantissima per me di questa, di questa accoglienza è la parola accoglienza stessa ovvero abbattere i muri che ci sono tra le varie culture e capire che comunque siamo tutti fatti nello stesso modo con magari tradizioni diverse, colori diversi ma alla fine l'amore è comunque la, la cosa che concilia tutto e secondo me questo è il fulcro della nostra accoglienza e poi ovviamente vedere che tutto quello che noi facciamo viene ripagato con appunto vedere i bambini che poi stanno bene Grazie, grazie davvero Andrea perché per questa parola soprattutto di abbattere i, le barriere, abbattere i muri e cercare di creare dei ponti piuttosto. Esatto. E sapendo che, come dicevi, davvero i muri, le barriere più grave sono dentro di noi. Alla fine il diverso, questi bambini che si vede nella loro diversità, alla fine si scopre che veramente sono proprio i fratelli. Esatto, siamo infatti una famiglia appunto per questo ed è bellissimo. Auguro a molte persone di provare questa esperienza, se chi, chi ritenesse fosse portato a farla. Grazie. Grazie a voi. Ci troviamo ai Fornelli dove troviamo appunto Franco, che è quello che ha organizzato anche in qualche modo questa serata. Franco anche questa sera appunto con degli ospiti particolari. Ma Diciamo che la nostra è un'associazione Onlus, quella del Bagnon di Riva Trigoso e ci fa molto piacere quando, soprattutto quando si possono aiutare i bambini. Lo abbiamo fatto per anni con i bambini di Chernobyl e speriamo che si apra questa nuova strada con i bambini e con i ragazzi del Saraui. Naturalmente facciamo anche altre iniziative come ad esempio... Per l'opera di Don Nando e è un'altra delle nostre così cerchiamo di darci da fare con pochi poi volontari ce ne sono parecchi, con i pochi le forze che abbiamo in campo le mettiamo con il volontariato. Una curiosità con dei ospiti appunto particolari come i bambini che vengono dal Nord Africa, la cucina c'è qualcosa di particolare? Ma io credo che questi piatti che facciamo che sono a base di acciughe di muscoli e soprattutto poi la pasta con il sugo di muscoli faccia parte della dieta mediterranea, quindi il nord Africa comunque noi lo riteniamo vicino a noi. L'opera di solidarietà come questo è sempre qualcosa veramente che arricchisce non solo chi riceve ma anche chi dà. Io credo che sia una grossa soddisfazione e, mh, poter lavorare darsi, e anche così impegnare il proprio tempo perché siamo in estate magari potremmo andarcene a passare una serata da un'altra parte però è grande la soddisfazione di poter dare qualche cosa anche ai turisti perché i turisti vengono soprattutto perché sono piatti genuini, naturalmente poi la beneficenza viene, però diciamo che il turista vuole anche trovare una sensazione di bella, cioè di, di, di acciughe, di sesti levante prese questa mattina, i muscoli sono di La Spezia, il sugo di muscoli lo fanno i nostri cuochi, che sono tutti vecchi naviganti, quindi pensionati o della fincantiere o naviganti che proprio si prestano per questo tipo di iniziative. Quindi al turista non è dato soltanto i frutti del nostro mare e della vostra creatività, la vostra cucina, ma anche qualcosa veramente che fa bene al cuore. Sì, io credo che il senso che tu mangi e nello stesso tempo aiuti qualche d'uno, credo che sia lo slogan che funziona funzionerà sempre, noi chiaramente non è che possiamo farlo tutti i giorni, anche perché noi non prepariamo piatti come orate, gamberi, lasagne salcice, come spesso avvengono in tante sagre, noi facciamo solo acciughe poi con una variante, quando ci sono occasioni come queste, con le cozze o i muscoli, come li chiamiamo noi, proprio per cercare di incentivare la gente, naturalmente a venire a trovarci, ecco, però troviamo molta solidarietà da parte del le persone. Ecco, grazie davvero perché poi alla fine uno ha un'idea, poi se la mettono insieme e quindi siamo veramente contenti di vedere questi, soprattutto con questi ospiti. Abbiamo qui tantissimi che stanno lavorando, cosa state la preparando? La pasta ai muscoli. La pasta ai muscoli. La pasta ai muscoli. Ecco, è molto buono questo sugo qui. E chi l'ha fatto? Il Signore. L'ho fatto io. Questa sera avete degli ospiti, mi pare, particolari. Abbiamo degli ospiti, dei bambini che hanno un handicap e noi per loro facciamo tutto il possibile. Ecco, fate tutto il possibile perché tra l'altro non è la prima volta. Eh no, no, non è la prima volta che facciamo. Siamo volontari e ci piace far stare bene le persone. Grazie, grazie davvero perché si vede che sono molto appetitosi. Tra i commissari di questa sera c'è anche Maria Luisa che appunto sta in fila per prendere da mangiare. Ecco, sa che mangiando qui partecipa anche a un'opera molto importante. Allora, io non è che sono venuta per mangiare perché non avevo neanche tanta fame, ma sono venuta proprio perché ho saputo che il contributo, i soldini che vengono raccolti vanno ai bambini di un'associazione che si chiama Santi Shahara e che hanno qualche handicap che hanno bisogno di essere aiutati quindi la cosa mi ha molto spronato e sono felice qualunque cosa mi diano mi va bene anche se so che qui sono bravi e eh, che fanno cose buone comunque vedo che la gente ha raccolto il messaggio e spero che, la, che abbia un buon successo proprio per questi bimbi ecco grazie davvero perché appunto vedo che ci sono arrivando tante, tante persone grazie Antonella bentrovata trovata. E lei è la presidente dell'Associazione eh, Civitas Humana, che è la, cui, la, la quale associazione ha organizzata è tra quelli che hanno organizzato questa serata. Ci parla di che cosa si tratta? È, è una comunità minori Sarawi che è ospite presso la parrocchia Maria Madre della Chiesa Lavagna, è una comunità minori di eh, minori disabili e la nostra associazione, in collaborazione con le associazioni di volontariato, tra cui il Bagnun, che è mh, sen stato sensibile a questa iniziativa, abbiamo organizzato questa cena di solidarietà a base di pesce, e, eh, proprio per aiutare questa, questo popolo, che è un popolo eh, che eh, vive eh, diciamo in un territorio e lotta per la propria libertà è in una, una situazione di disagio, di estrema povertà, per cui eh, noi siamo sensibili diciamo, a queste iniziative, in particolare da tempo ci occupiamo del, della popolazione sarawi con altri progetti e questa sera vogliamo proprio eh, dedicarci a questi minori che saranno qui con noi insieme e ceniamo con loro. E inoltre, c'è anche un'altra iniziativa che è la raccolta di farmaci per, questi, per questa popolazione, perché eh, vive anche in una situazione di difficoltà mh, climatica e eh, la salute chiaramente è una, un tema sensibile anche laggiù. Eh, appunto medicinari perché tra questi bambini hanno degli handicap e vengono proprio per farsi, eh, come dire, per farsi curare questo. Quali sono le, gli handicap maggiori, cioè i problemi che hanno questi bambini? Allora diciamo che i problemi che hanno questi ragazzi sono problemi di tipo neurologico, epilessia, lievi ritardi, eccetera. A parte uno che ha anche un problema fisico è su carrozzella, quindi hanno bisogno di farmaci neurologici, quelli sono farmaci specifici che ci siamo impegnati a fargli davvero a Natale, perché in questi pochi giorni non riuscivamo ad organizzarci con le case farmaceutiche per avere i farmaci. E quelli che abbiamo preparato sono farmaci generici, antibiotici, antinfiammatori, farmaci contro la pressione, contro la febbre, disinfettanti, eccetera. E le persone che ci ascoltano, che magari desiderano anche aiutare, in che cosa possono aiutare? Anche economicamente possono contribuire sul conto dell'associazione, mettendo motivazione per i minori del Sahrawi. Poi noi li noteriamo questi soldi a loro. Intanto come vediamo contribuiscono soprattutto anche chi viene a mangiare qui questa sera sa che comunque una parte di questa, del ricavato sarà destinata a questo. Certo, sì, sì qui c'è piatti a base di pesce, quindi muscoli, pasta al sugo di pesce, acciughe fritte, una bottiglia di vino, acqua e il ricavato va appunto alla comunità sarawi. Grazie della vostra presenza, veramente questa sera una serata particolare. Sì, è una serata particolare eh, questa, eh, ma come tante altre che siamo riusciti a passare in questo periodo che stiamo passando a Lavagna, che stiamo passando in Liguria, eh, abbiamo scritto qualche giorno fa su Facebook parlando dei Liguri perché ce li hanno sempre tutti presentati come mugugnoni e eh, polemici, in realtà stiamo trovando della gente fantastica e molto molto accogliente. Soprattutto i, i riguri sono rinomati per essere un po' tirchi, questa parola che dice un po' chiusura, difficoltà a dare, ma un'esperienza come questa sembra dire proprio il contrario. Sì, un'esperienza come questa sembra proprio dire il contrario, non so quanti tirchi come, come si suol dire potrebbero offrire serate e cene come questa. Eh, e, esempi come questo, appunto lo dicevo, ne abbiamo, avuto, ne abbiamo avuti diversi eh, da quando siamo arrivati che stiamo vivendo proprio di questa solidarietà, di questa accoglienza che la gente, le associazioni e le organizzazioni di qua ci stanno, ci stanno dando e ci stanno fornendo. Ecco, D'altronde penso che davvero un'associazione come la vostra non ce la farebbe andare avanti senza questo aiuto. Ecco, Oltre a queste cene così, quali, in, in che altro modo qualcuno vi può sostenere? Allora, eh, quello che abbiamo vissuto fino adesso è stato, oltre a cene come queste sempre, sempre molto buone, eh, anche merende, anche incontri di gioco. Oggi pomeriggio siamo stati in una ludoteca eh, e poi, soprattutto, un grosso aiuto ci è arrivato dalle persone, dalle persone normali, persone che hanno scoperto, dalla cittadinanza comune, che hanno scoperto di noi su Facebook o su internet, comunque, e che si sono, si sono avvicinate. In che modo? Portandoci una bottiglia di Coca-Cola, qualche bottiglia di latte, portandoci. Tutto quello che, che poi ci serve perché alla fine diventiamo una grande famiglia di 20 persone e abbiamo bisogno del, di tutto quello che serve a sostenere una famiglia. Quindi, dal cibo ai prodotti per il bagno, cose di questo tipo, e anche in questo modo ci si può sostenere, ci si può aiutare. Io ringrazio davvero perché poi, tra l'altro, non conoscevo ancora questa associazione. Ma una curiosità, ehm, mi diceva appunto che accogliete 10 bambini così, è un numero, eh, da che cosa dipende questo numero? Allora, abbiamo iniziato con 10 perché, perché è un po' il numero che, ci siamo, che abbiamo deciso di, di accogliere perché ci sembra quello migliore per poter fornire ad a tutti quanti un buon servizio. Noi appunto eh, offriamo percorsi sanitari, cerchiamo di costruire percorsi sanitari per tutti quanti. Ogni anno cerchiamo di mantenere un, eh, più o meno una metà di bambini già conosciuti e una metà di bambini nuovi a cui fornire innanzitutto un ricovero diagnostico e poi tutto quello che ne consegue. 10 eh, ci sembra il numero abbastanza... Grande, ma non troppo, e non troppo piccolo, per poter fornire ad ognuno tutto quello che è, che è necessario. Anche perché, comunque, appunto, non si tratta soltanto di accoglierli in questo momento dell'estate, ma anche di accompagnarli nella vita. Perché, credo. Esatto, noi proviamo molto spesso quando troviamo. Quando troviamo la possibilità, quando troviamo medici che ci diano la disponibilità, cerchiamo anche di andare oltre i due mesi. Quando qualcuno ne ha bisogno, appunto, creiamo dei percorsi sanitari che vadano anche oltre agosto. Eh, quando invece questo non, non succede, eh, portiamo, comunque continuiamo a monitorare i bambini e le bambine eh, nel deserto, quindi a casa loro. Con un continuo contatto con le famiglie, con le altre organizzazioni amiche che abbiamo sul territorio. Quindi comunque cerchiamo di coprire i 360 giorni dell'anno. Ho chiesto a tutti una domanda personale. Ecco, sul piano personale, tua umana, questa esperienza cosa ti lascia, cosa ti dà? Allora, io ho iniziato tanti anni fa, ho iniziato come volontario nel 2008 e eh, questa associazione nasce nel 2011. E sa essere distruttiva, questi due mesi sanno essere davvero distruttivi e sfiancanti, dopodiché però alla fine dei due mesi si riporta a casa sempre molto di più di tutto quello che si è, che, che si è lasciato e penso che le immagini che vedranno i telespettatori, le parole che ci hanno sentito dire, eh, possano spiegare tranquillamente, si capisce abbastanza facilmente dal sorriso e dalla vitalità di questi bambini. Si vede anche perché questi bambini, ricordiamo che davvero mh, credo, penso come tanti paesi poveri del mondo, eh, queste sono cure che non potrebbero di avere da, nei loro posti. Quindi diciamo che veramente sono salvati. Sì, ecco, i nostri bambini molto spesso ci chiedono se arrivino da orfanotrofida, sono tutti bambini con, con famiglie normali, con famiglie come tutti gli altri. Il loro problema è appunto questo, che nel paese dal quale arrivano... Non sono garantite, non possono essere garantite per mancanza dei mezzi eh, le cure di cui hanno bisogno. Tutti i bambini che abbiamo sono portatori di disabilità varie e hanno quindi bisogno. Se stiamo salvando delle vite non lo so, di sicuro stiamo provando, ci stiamo davvero provando. Io ti, ti ringrazio tantissimo perché se ti ho fatto questa domanda è anche in parte perché conosco un po' l'esperienza di alcuni paesi dell'Africa dove certe malattie come l'epilepsia ad esempio in alcuni paesi dell'Africa è considerata come una malattia, come una maledizione dove i bambini oltre cioè, a soffrire della malattia soffrono anche dell'esclusione, quindi davvero grazie, io so quanto è importante questo, grazie mille. Torniamo dal padrone di casa che sta seguendo tutto come si svolge. E, co e come sta andando? Ma più che padrone di casa direi che sono re dei totani perché qui siamo totani. dei totani, i totani siamo sempre a friggere. comunque sta andando molto bene, hanno risposto molto bene i turisti, anche non soltanto i residenti, quindi diciamo che dare una mano all'associazione si può fare, Cività Sumana, i ragazzi del e cercheremo di fare altre iniziative. Grazie, davvero vi salutiamo così perché è bello e anche voi che ci avete seguito fate lo stesso, abbiamo bisogno di tante persone così. Grazie, arrivederci alla prossima puntata.